Shakespeare diceva: l'amore è cieco. Niente di più falso. L'amore è un affare. L'amore è fatto di compromessi, di moral hazard, di rating e di swap. Sapete quando l'ho capito? Quando ho incontrato l'ennesimo fidanzato del scambiato come al solito per il principe azzurro. Peccato che di azzurro ha solo la maglia. Lo vedete questo giovinottone? Questo è Andrea Lo Cicero, l'ex rugbista più sexy che potrete mai incontrare. Signore, guardatelo e piangete, perché è il mio vicino di casa. Ma facciamo un passo indietro. Come sapete, la nuvoletta fantoziana mi contraddistingue quando si tratta di relazioni. E così continua ad essere. I miei weekend de fuego continuano a susseguirsi. Soltanto che non riesco a tenermi un dannato maschio nemmeno per 24 ore. Come i sordi. T'arriva lo stipendio e nel giro di una settimana sei in bolletta. Sono segretamente convinta che il giorno in cui capirò come tenermi i soldi nel portafogli sarà il giorno in cui capirò come tenermi un uomo. Insomma, dopo l'ennesimo post-it sul cuscino, ho capito che era il momento di smettere di comprare i post-it. Purtroppo è stato tutto inutile. L'unica cosa che mi era rimasta da fare era smettere di raccogliere tutta l'immondizia che passa il convento e sognare ad occhi aperti. Andrea, l'uomo perfetto, bello come un Adone. Un bronzo d'Eriace, un maschio alfa di quelli che il resto dell'alfabeto se lo magna a colazione. Così ho iniziato a seguirlo ovunque, finché una mattina, sull'orlo del ricovero in ospedale psichiatrico, mi suona alla porta. Mi hai pisciato con un post-it e io ti buco il naso. Mi hai mollato e io ti buco una mano. Un po' di sale. Fiamma! 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 Perché non funziona? Che cavolo è? Buongiorno. Tutto bene? Cercavo proprio il sale. Glielo porto più tardi. Arrivederci. Si era trasferito alla porta accanto. Allora è vero, è tutto vero. Allora è vero, Dio c'è. Dio c'è. Aspetta, ha detto che torna. Mi deve riportare il sale. Devo sbrigarmi. Così ho iniziato il mio infallibile contrattacco. La mia opera prima di seduzione massima. Salve, sono la nuova vicina. Buongiorno, bella. Però forse ho tralasciato qualche dettaglio. Ma il cartellino? No, questo... In ogni caso, grazie alla mia inettitudine culinaria, sono riuscita a recuperare la situazione. Sento puzza e bruciato. I miei sformatini di tonno maori! Serve aiuto, chiamo i vigili? Ordiniamo una pizza? Lui è un figo pazzesco ed è anche gentile, galante, paziente, eppure un po' strano. Parla in modo bizzarro e qualche volta non riesco a capirlo. Ma per me quella giusta ad essere flessibile, adeguata per ogni tipo di situazione. Adeguata a ogni situazione? Salve. Buongiorno. Prego, sono 12 euro. Carta. Prego, strisci qui. Non serve, c'è il contactless. È flessibile e sempre adeguata. Ma che stai a fare, pubblicità? Eh sì. E ti pagano? Eh sì. E a me? No. Arrivederci. Arrivederci. No, mangia la pizza, va. Ma come? Ma perché a me non mi pagano? Non ho capito. Comunque, per ora, niente di fatto. Vi è mai capitato di voler conquistare qualcuno, ma di non sapere come fare? Scrivetemi nei commenti tutte le idee più originali e efficaci che vi vengono in mente per poter ammaliare l'uomo dei miei sogni. E io potrei metterle in pratica nel prossimo video. Nell'attesa, mi accontento di poter accarezzare il muro portante dietro il quale egli dorme. Lo amo una cifra. Ciao!